parte intanto De Rossi. La palla che viene recuperata da Gattuso, c'è la deviazione poi di Zorbas e Gattuso che è andato alla ricerca della seconda rete in azzurro. Pensate, l'unica rete, non è abituato al gol Gennaro, ma la segnò nel 2000 a Torino contro l'Inghilterra, quindi probabilmente ha gran voglia di timbrare ancora in azzurro. Chiellini, Cannavaro, la palla, una deviazione, Rossi, era tutto regolare, tutto regolare. Era veramente tutto regolare, perché mi sembra che Spiropulo stesse dormendo un sonno profondo, perché davanti alla porta lui si è fermato sul palo, era tutto regolare, non abbiamo approfittato, lo rivediamo, il tocco di Chiellini, il tiro di Cannavaro, la deviazione, vediamo Spiropulo che è proprio lì, fermo, non si è neanche accorto di cosa stesse succedendo sulla deviazione di Dellas. Servito però De Rossi, gode di una buona libertà, la possibilità di calibrare il traversone, ma sbaglia, il pallone termina fra le braccia di Zorbas. Dobbiamo cercare un po' più di dialogare sia con Montolivo che con Rossi, cerchiamo molto spesso, ci è capitato anche altre volte, di cercare la soluzione subito Toni, e adesso non c'era lo spazio per il passaggio in profondità. Katsouranis parte in velocità, siamo alti come linea difensiva. Karagounis, arriva Spiropoulos sulla sinistra, benedice questo traversone per lo stacco di Katsouranis che si era infilato nello spazio in maniera perfetta. 689 minuti il digiuno di Luca Toni. Che si sblocchi finalmente questo ragazzo. Sì, adesso per quanto riguarda la Grecia, diciamo che in campo ci sono le tre punte di ruolo, Salpigidis a destra, Liberopoulos come detto in mezzo, Jekas va nella posizione di sinistra. Intanto parte Rossi, va a smarcare Toni, ecco Toni, la palla sul sinistro, la porta spalancata e con il piede sinistro Zorbas ha negato la rete a Luca Toni. Siamo partiti molto bene dalla nostra regia sulla Germania. Attacca ancora Rossi, di fronte a Dellas, prova a ubriacarlo con un paio di dribbling, Rossi ancora la palla sul sinistro, Dellas non lo molla, poi per Pepe cerca la porta. Beh, nel giro di un minuto e 15 secondi l'Italia ha concluso due volte, questi è Otto Rehagel, Re 8 come lo chiamano da queste parti. Beh, Re 8 giustamente, abbiamo iniziato molto bene, prima con questo tiro di Toni e poi è stato di Rossi, Rossi è stato molto bravo, ma tanto più bravo è stato Dellas. Gattuso in direzione di Le Grottaglie, ancora per Gattuso, ecco Rossi, sulla destra c'è Bonera ma è troppo concentrato Rossi, De Rossi per Camoranesi, la palla sul destro, il diagonale, la conclusione. Ma che fortuna! Con Zorbas che si è opposto, gran conclusione di Camoranesi, rivediamo ancora. Ma pensavo la palla non fosse uscita, Zorbas forse si era illuso che la palla fosse uscita, adesso sul rimbalzo. Guarda ancora. Lo vediamo, sul primo rimbalzo la palla è dentro e poi è proprio Zorbas che la buzza fuori, Zorbas. Parte De Rossi sul primo palo, prova a staccare Camoranesi, finisce a terra, non è finita. Rossi per De Rossi, il tocco in direzione di Gattuso, il sinistro non è il suo piede. Salpigidis. E c'è questo tentativo portato da Limperopoulos, poi Gattuso frenato ancora, può partire ancora e c'è la rete da parte di Gekas e il calcio è questo. L'Italia che domina e va vicinissima al gol nei primi 4 minuti e poi la palla sul destro di Gekas e la Grecia va in vantaggio. È pronto Daniele De Rossi. Sul secondo palo Toni e il sì. Gol dell'1-1 e finalmente si sblocca Luca Toni al nono minuto del secondo tempo, pescato in maniera perfetta da De Rossi ed è il gol di Luca Toni che sorride e ne ha ben d'onde perché dopo tanto e tanto tempo finalmente ha trovato la via della rete. Che bel movimento, ma certo che il passaggio di De Rossi è stato perfetto, ma lui da centravanti esperto va a trovarsi lo spazio sul secondo palo, non dà assolutamente la possibilità a Zorbas di recuperare, la palla va dall'altra parte. Si fa vedere Rossi intanto, braccato da Papastathopoulos, poi un tentativo, una deviazione successiva di Nikos Spiropoulos ed è ancora lì nella zona d'attacco degli azzurri, il pallone in possesso di palla, adesso c'è Camoranesi, il tocco d'esterno per Toni, prova a girarsi. Bravo. Ancora per Camoranesi, l'azione, la combinazione è perfetta, strappa gli applausi di tutti.